Ciao a tutti e bentornati a una nuova sfida di Pokémon Battle Revolution. Questa volta è sempre una lotta personalizzata. Combatto contro un mio amico. Il team si chiama Samuele. Io uso il mio team Luca, che l'avevo detto da un bel po' di video che facevo vedere questo team, che è il mio primo. Ho fatto il pe perché io ho due giochi di perla. E il primo l'avevo fatto con questo team, quindi è un team a cui tengo tantissimo. Mi scuso per Palkia, però, cioè, cercate di capirmi comunque. Io ci ho fatto tutta perla con questo team e non me la sentivo comunque di cambiarlo. E si parte, lui manda Froslass e Sableye, io Anna, cioè Gastrion, scusate, i soprannomi li ho dati poco, cioè da poco, e quindi mi sono un po' ispirata agli altri utenti. Con Gastrion faccio Fanghie, con Luxuria, cioè l'Axray, faccio Scarica. Non le so le mosse che mi fa l'avversario. Mi pare che mi faceva. Appunto, mi fa bruciapelo che mi frega perché mi blocca l'Axray. E quindi non riesco a fare la combo scarica più Gastrodon più Fanghia, cioè che gli attacco entrambi. Poi lui fa Bora, mi toglie un bordello di vita all'Axray. Però comunque lo incassa bene e a Nano gli fa niente. Fanghia! Colpisce solo Froslass che gli toglie un bordello di vita. Quindi un'altra ed è fuori. Con Gastrodon adesso mi proteggo. Perché non sapevo praticamente cosa fare. E con Luxuria, Luxray, faccio scarica. Sapevo che non l'avrebbe colpito scarica pur senza protezione. Ma ho voluto proteggermelo per evitare una Bora, che era sicuramente sicura di Froslass. Alla fine si rivelerà più utile del previsto questa protezione. Perché lui mi aveva fatto. Vabbè, io faccio scarica che. Guardate, non toglie niente a Froslass. Guardate quanto gli fa Sableye. Quel Sableye, infatti, ha pochissima difesa speciale. E gli paralizzo. Froslass sta facendo psichico. Chissà perché non palla ombra, ma vabbè. Sableye fa ombra artigli con un brutto colpo che. Cioè. Non me l'avrebbe mai mandato KO, con un brutto colpo me lo fa fuori. Quindi porca miseria, l'Axray già è andato, quindi non va affatto bene. Io adesso metto Buddha, mi pare. Cioè Medicham. Io ho voluto dare il soprannome di Buddha perché assomiglia a Buddha. Io faccio Fanghia con Gastrodon per chiudere praticamente. Per fargli capo entrambi e con Buddha ho fatto l'impuntura su Froslass. Lui adesso mi frega. Perché cambia Sableye, io non me lo sarei mai aspettato, invece fa bene perché almeno può riusare Bruciapelo. E manda Squalobard. Cioè Squalobarda, Squalobardo, cioè Sharpedo. Io con l'impuntura riesco a far KO Froslass, anche se non è molto efficace. E con una fanghia, anche se non è molto efficace, gli farò un bel po' a Sharpedo. Ecco che arriva la fanghia. E più di metà, quindi un'altra fanghia e lo stende. La precisione intanto cala. E il mio avversario manda, mi pare, da quello che mi ricordo, Swellow. Sì, infatti Swellow con la Beast Ball. Con Anna faccio l'unica mossa in grado di abbatterlo, cioè Bora. E con Buddha faccio Velin Puntura su Squalobard. L'avrei fatto fuori in ogni caso. Lui con Swellow adesso, vedete la tecnica, c'ha resistenza e rimonta. Quindi è una buona tecnica. E Squalobard comunque ha buone mosse. Mi fa. Ecco, resistenza arriva infatti perché credo che se aspettasse proprio una Bora. Quindi arriva Acquagetto che non mi toglie praticamente niente a Gastrodon. Giusto la stab fa qualcosa. E vabbè, con Buddha, l'impuntura basta e avanza. Questo Medicham ha comunque un grandissimo attacco. Mi fa male il cartavetro. Anche Squalobard è andato. Bora manco Suello. Da una parte è meglio perché io Bora l'avevo usata soprattutto per quell'altro, per Sharpedo. Perché se l'avrei colpito con rimonta mi avrebbe fatto praticamente KO. Manda Cresselia.
Io qui mi pare che mi proteggo, credo, mi pare che mi proteggo e faccio una venipuntura su Cresselia che lo frego. Lo frego proprio con protezione. Ecco, infatti mi ricordavo bene, mi proteggo perché mi aspettavo comunque che mi puntasse Gastrodon in questo turno. Infatti arriva, fa spennata su Gastrodon e psichico su Gastrodon. Non so perché non ha fatto energipalla. Che bastava un'energipalla sola, spennata su Medicham. Con una velimpuntura gli tolgo più di metà. Questa mossa è veramente azzeccata per Medicham. Credevo non servisse a niente, invece è servita tantissimo. Con Gastrodon mi pare che a questo turno faccio Fanghiglia. Per mandarlo comunque KO Suello, perché Suello basta una fanghiglia. E come diciamo faccio? Velenpuntura su Cresselia. Con Suello, lui con Suello mi pare che fa tipo spennata su Gastrodon e Energipala, boh. Non lo so, non me lo ricordo cosa fa l'avversario. Ah, fa all'acciaio per tentare di aumentarsi la difesa e quindi resistere a un'altra velenpuntura e mi fa psichico su Gastrodon, non si sa perché ancora non ha fatto energipalla, che comunque resiste bene. Velenpuntura non, comunque non fa niente a Cresselia, ma vabbè. Non era piuttosto il danno che puntavo, ma il veleno, perché Cresselia è veramente, ha veramente delle difese speciali. Come calcolato, Fanghiglia basta e avanza per estendere Suello. Adesso lui manda in campo. Ah, manda in campo Sableye, che appunto gli servirà tantissimo. Io infatti con Gastrodon mi pare che faccio fanghiglie con Medicham faccio l'impuntura su Sableye. Lui ovviamente fa bruciapelo su Anna, Gastrodon. E con Cresselia, boh, mi pare che finalmente si sveglia e mi fa energipalla, boh. Ecco, arriva bruciapelo e qui, vabbè, sfiga, ma vabbè, brutto colpo. Non sarebbe servito a niente, perché comunque, pure se non avesse fatto brutto colpo, sarei resistito e Cresselia era più veloce, se non in questo turno, ma in quello successivo mi avrebbe mandato KO. Quindi energipalla va a finire a me, diciamo che gli toglie un bel po'. No, non un bel po', poco, molto poco. Velenpuntura su Cresselia l'avevo fatto sempre, che gli toglie un bel po'. A questo punto, ecco, finalmente riesco a avvelenarlo. Finalmente riesco a essere nel mio a fare il mio intento. E qui metto Mr. Ghost. Perché, cioè, è mitico. Solo lui può farlo fuori a Cresselia. Palla ombra su Cresselia. E una bellissima velenpuntura su Sableye. Non sarebbe ne resistito nessuno. Con Sableye lui ovviamente tenta ombra artigli. E Cresselia nemmeno mi ricordo cosa fa. Ma in ogni caso non avrebbe attaccato nessuno dei due perché Mr. Ghost riesce a ospitare persino Cresselia. E quindi lo fa fuori, super efficace. È veramente fortissimo questo Miss Maggio. Sì, un attacco speciale in velocità. E con Buddha avere in puntura ed è fatto fuori Sableye. Non sarebbe mai potuto resistere. Ciao ciao! Troppo figo Sableye quando cade a terra perché si tiene la faccia e poi casca per terra. Gli rimane l'ultimo Pokémon che è Mewtwo. Qui stava comunque. Mi ha detto che se, qui era tipo cascato il telecomando Wii per terra. Manda Mewtwo. Hai detto nel video di che stavo riflettendo. Sì, guarda, stai riflettendo. Potevi solo mandare Mewtwo in campo. Vabbè, faccio palla ombra su Mewtwo e faccio velenpuntura in caso non muoia. Lui voleva farmi psicotaglia e alla fine ci ripensa e mi fa psichico su Buddha. Che con un brutto colpo, no, credo che non sia stato necessario, mi manda KO in un colpo, cioè in un colpo, in un suo colpo Medicham. Mr. Ghost usa palla ombra che gli toglie tantissima vita, ma resiste. Con la bacca cocca siamo in entra difesa speciale. E manda Infernape per 2 punti. Uno perché sapevo che era più veloce, ma nell'incertezza veniva usato come diversivo, cioè che
lui avrebbe sicuramente preferito farmi il psichico su Infernape invece che su Mr. Ghost, quindi era un po' usato come diversivo, ma non, perché non credevo che fosse più veloce. Infatti faccio incendio e muore Mewtwo. Posso dire, piaciuta la lotta e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao da Luca Gengar!